Io ho parlato di nuovo un sacco, vero? Sì. Facciamo che ufficialmente stoppo la registrazione, vediamo come va la giornata, casomai guardo un attimo se ho davvero già registrato tanto. Faccio solo che lasciarvi un saluto così, nuovo monologo, di sti tempi ne sto facendo parecchi. E facciamo anche chiudere il video qui, vediamo solo un attimino adesso quanto ho registrato, ed è meglio che mi metto sotto a montare il video e magari inizio a fare le cose che devo fare. Non ho ancora ben chiaro cosa devo cucinare, strada facendo, indubbiamente una torta salata, perché una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, bene o male la faccio. Non so se farla con le zucchine oppure con gli spinaci, adesso poi decido. Ci sono i carciofi da finire, è avanzata della pasta di ieri e va finita anche quella. Poi, dal momento che accendo il forno, metterò dentro quelle patate che avevo preso per Halloween, sotto il periodo di Halloween, perché era venuto il mini pochino, sapete, quelle che c'erano là lì, dalla forma di fantasmino, quelle crocchette di patate. Faccio già che mettere in forno gli gnocchi alla romana e le immancabili mele, solo che questa volta le mele le ho preso queste qua, che sono un pochettino a sprignole. Quindi il pane è arrivato. Il pane è arrivato nel senso che me l'hanno portato. Facciamo un pochettino a turno, ci dividiamo le settimane, una settimana per uno, chi va scende, va fino al forno, poi mentre rientra a casa, visto che abitiamo tutti vicino, sapete che sono in un paesino, fate fare il giro e lo lasciamo davanti alla porta, oppure suono il campanello, e insomma questo è un modo per ottimizzare. E sono quelle piccole cose, quei piccoli gesti che fanno sempre piacere, no? E facciamo che io cucino. Ah, nel frattempo mi sa che di oggi non esco, perché alla fine il papà della Miki deve accompagnare Mile per andare a controllare la macchina, perché sta avendo un po' di problemucci e sono alquanto indispettita su questa cosa, perché alla fine la macchina non è vecchissima, l'abbiamo presa nel 2011, la stiamo ancora finendo di pagare, quindi va bene, ok. E mentre ci sono, a questo punto fanno che andare, ho sputato, mentre ci sono, fanno appunto loro, ok. Mentre ci sono, ho detto al papà di Miki: senti, visto che tanto ti devi vedere con Miki, fai che andare direttamente con l'ape, così lasciate la macchina lì, poi andate direttamente a Nus a ritirare il nostro mobiletto e la cariola per Laura, il regalo per Laura, perché altrimenti noi in macchina avremmo dovuto fare 2 giri, perché entrambe le cose non ci stavano in macchina. Così, se la Mila è d'accordo, diciamo che vanno loro e io di oggi riesco finalmente a stare a casa. Io amo stare a casa, non ci posso fare niente. Ah, ecco cosa volevo dirvi prima che incominciassi a sputare, a ridere come una demente. E stavo parlando del pane, che nel frattempo, sapete tutte le mie varie allergie, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, ho scoperto che io mi stavo autointossicando da sola. Perché ero quella che noi si mangia solo pasta integrale, cose integrali, pani integrali, e ecco, alla fine praticamente io, dopo aver rifatto gli ultimi esami,
E sono cose che non devo mangiare, che mi fanno malissimo. Quindi tutto ciò che è integrale, tutto ciò che è farro, tutto ciò che è kamut. Ecco, io ero partita con l'idea, ok, mangiamo sano, mangiamo bene, e invece no, perché quelle cose sono tutte piene di nickel. Quindi devo andare a mangiare la pasta bianca, il pane bianco, quelle cose che alla fine non fanno bene, perché sappiamo tutti che il glutine, tutto ciò che è farina bianca e che è glutine, va a diventare poi nel nostro stomaco colla. E il nostro stomaco fa davvero fatica a digerirli. E invece no, io quelle cose lì le digerisco, mentre tutto ciò che era integrale, no, non lo digerivo. Cioè, se voi mangiate un piatto di pasta e lo digerite dopo 3 ore, io, essendo integrale di kamut o di farro, andavo a digerirlo tipo dopo 3-4 giorni. Indicativamente, il discorso che mi ha fatto il medico era questo. Così, era un aggiornamento salute. Allora, alla fine, cosa abbiamo fatto? La pasta con le zucchine. Sapete che mi era avanzata la pasta e c'erano le zucchine, visto che di pasta ce n'è poca, l'ho mischiata insieme alle zucchine, così non buttiamo via niente. Le patate, si sta bruciando tutto! Un attimo. Eccomi. No, non si è bruciato niente, ho intravisto un angolo che era particolarmente sul nero, mi tolgo perché so di dare riflesso. E ho stoppato perché non vedendo dove inquadro con la telecamera. Ok, va bene. Stavo dicendo, torta salata con gli spinaci, gnocchi alla romana, le mele cotte con zucchero e cannella e le patatine, quelle lì che vi avevo detto appunto che sono residui di Halloween, e la pasta. Nel frattempo io vorrei salutare Monica e sua sorella Eleonora e dare il benvenuto, perché è tipo la terza volta che me lo scrivete e mi ero dimenticata, quindi vi ringrazio e benvenute a casa nostra, spero anche che ci rimaniate. Poi la serie che guardo, l'ho messa perché non mi ricordavo il titolo, che vi avevo detto nel video di una settimana fa, voi video ragazzi li vedete con una settimana di ritardo, è questa qua. Poi, cos'altro dovevo dirvi? Con che frequenza cambio il sacco dell'IKEA? Lo lavo una volta alla settimana. Tendenzialmente lavo proprio tutto ciò che è lenzuola e cose una volta alla settimana, però come mi organizzo? Mi organizzo che ieri ho lavato, devo togliermi dal riflesso, ieri ho lavato il lenzuolo di sotto con le federe messi sul termosifone, ieri sera erano già asciutte e oggi sono andata a lavare questo che è praticamente già quasi asciutto, poi una volta che è asciutto lo giro dal lato, insomma, non come così, lo giro per cos'ha, lo piego ancora per metà, lo vado a mettere sul termoarredo che ho in bagno, così da qua questa sera è asciutto e il letto è rifatto. Io praticamente tengo un cambio di lenzuola per ogni stagione. Laddove dovesse capitare che non si asciugano, ovviamente vado a prendere poi l'altro, ma tendenzialmente ormai sto facendo così. Detto ciò, io inizio ad apparecchiare la tavola e se non ho filmato già troppo ci aggiorniamo più tardi quando arriva Mille, così vi saluta anche lei, perché adesso ci tiene a salutarvi, cioè dopo si è creata l'account, ecco, magari non risponde sempre, però insomma sì, è saltata la voce. Ok, perché è saltata la luce? Se di acceso c'è solo il forno? Domanda. Meno male che è saltata di giorno e non di notte. Abbiamo superato i kilowatt. No. Allora. Interruttore generale. Allora, generale alloggio. Tira giù. Scusate,
Ah, non si vede niente. Tirato giù quello generale e adesso lo tiro su. Il computer è staccato, sì, il computer è spento. Cosa c'è attaccato? Il telefono che carica, il forno, direi che... Spegniamo anche il forno? Ma mi sa che non è saltata a casa, mi sa che è saltata proprio dappertutto la luce. Ovviamente fuori non è che riesco a vedere. Dovrei sbirciare un occhio nella casa dei vicini per vedere se hanno la luce accesa. Boh, vado a vedere cosa è successo. Vado dalla vicina a chiedere se anche lei ha la luce oppure no. Perché mi sto addormentando. Qui a casa è primavera, potete vedere, sono meno 15, ma noi teniamo spalancato, vero amore? Che fa caldo qua da noi. C'ho il ghiaccio alle unghie dei piedi, che non sono senza di caldo. No, è che sto facendo il bollito, quindi avrei già avere di bollito, allora mi l'ha appena aperta e ti apriamo un attimo, di là ho aperto, ma... E poi qua abbiamo gli gnocchi, sto facendo raffreddare la torta salata, le mele, le sue mele, che porteremo tutto questa sera. No, le mele no, va. Mangio tutte adesso. C'ho anche il coraggio. Ce n'è tre, una l'ho sì. mangiata, una la mangio a merenda. Ecco. Cosa porti? Due mele in 20 che stiamo? Sì, è vero, effettivamente. Sì, comunque sia, vedi che non mi fa, ragazze, Milena non mi fa mai finire di parlare. Ecco, quando ci chiedete se litighiamo, io mi arrabbio per questa cosa, perché io inizio una frase. È vero, c'è un brutto vizio. Ecco, il difetto di Mile non mi fa mai finire di parlare, che l'altra volta non mi veniva in mente. Va bene, ne facciamo che con la Mile che si finisce il mandarino. Io nel frattempo ho attaccato la lavatrice, la luce è saltata altre due volte, ho messo su il bollito, mi prendo il caffè, Mile è già andata a prendere, a portare la macchina, adesso poi la va a ritirare. Il regalo di Laura, sta andata a ritirarlo? No, non c'è la signora, non mi risponde. E allora? Sta preparando per la fiera di domenica. Ah, già, è vero. Quindi sarà in giro. Adesso riprovo a chiamarla. Quindi mi sa che andremo a ritirarlo. Ma poi, tra l'altro è venuto con la Jeep. Ah, è venuto con la Jeep? E dove lo ri... Dovevamo andare a casa, prendere l'acqua e andare giù. Ma no, andiamo lunedì. Ma sulla macchina? Non ci starà mai sulla macchina. Tutte e due? No, uno, se ci sta. E dobbiamo fare due giri, sia il mobile nostro che quello di Laura.
Va bene. Facciamo che finiamo quel video, perché secondo me penso di aver filmato già sufficientemente. La Mila è arrivata, vi ha salutato, come è giusto che sia. La signora del mobile non ci risponde, e destino che dobbiamo andare a una dieta. Perché avevamo già avvisato. Io adesso vado a prendermi il caffè e poi vado a stendere, perché a quest'ora credo che la lavatrice abbia praticamente già finito. Ah già, è vero. Sì, furba. Ecco, dovesse, cosa faccio? Non stendo? Ma è aperto di là. Sì. E mangia. Cioè, lei mangia ed è magra. Io faccio la frutta. Io faccio la fame. Sì. Proprio. Potrebbero quasi crederci che io faccio la fame. Ok, va bene, lo lasciamo perché è molto intenta. Ha qualcosa da ha qualcosa di interessante da dirci prima di chiudere questo video e prima che la batteria si scarichi, che si sta quasi spegnendo la fotocamera. Sto guardando. No? Sto guardando una cosa. Vabbè. Stanno guardando così che scrivete. Ah, stanno guardando i così che scriviamo. Cosa sono i così che scriviamo? Ah, sulla pagina! Sì, la pagina. Ah, già, facciamola vedere. Sulla, no, sulla pagina, sul gruppo. Il buongiorno che ci hanno mandato questa mattina sul gruppo. Chi ce l'ha mandato, Katia, vero? Sì. Sul nostro gruppetto Facebook nostro, loro, perché praticamente ci vostro. Ok, ce la facciamo. E sì, ci vediamo domani, va. Direi che ci vediamo domani, che è meglio. Non è lo sbagliato di tu, si viene fatta. Tu ci vieni detto, io sono stata in tutta la tutto giro con batterio. Adesso rispondiamo anche alle ragazze. Va bene, noi finiamo questo video qui, non so se sto inquadrando tutte e due, penso che sì, e ci vediamo domani. Ciao! Ciao!